Buonasera a tutti quanti, bentornati sul nostro canale. Allora, mi sa che ci va un po' più di voce. No, un fuori programma. Sì. Ovvero. Anche grosso. Stavamo guardando Chicago Med e siccome io sono in quel periodo che deve arrivare, era un po'. Poi ho mangiato poco a cena, quindi Ivano ha detto: ma sì, dai, prendiamo qualcosa con l'uovo. Avevamo le monetine. Gli ho dato tipo, guardate, 9,90 euro, tutti i monetine tra 10, 20 e 50 centesimi. Esatto. E infatti abbiamo un po' di altissimo. E quindi abbiamo preso queste cosine da mangiare. No, vai via questo naso. C'è il gatto che vuole entrare perché c'è il cane. Dovremmo fare la battaglia con il cane. Vai via, come potete vedere il cane è attratto da... con il gatto perché... Sì, è attratto dal nostro cibo. E niente... E sono arrivato. Questo vai, cucciato. Come devi stare? No. Cioè capite? Guardate. Giù. Che poi vogliamo mangiare sul tavolino davanti alla tele. Giù. Quindi... immaginate. No! Ma ce la possiamo fare, questo non verrà tagliato, così no, vedete. Esatto. E niente, quindi abbiamo preso queste cosine qua. Scusate se non è il solito modo, quindi dove si vede comunque tutto bene, perfetto, ravvicinato. Quindi iniziamo ad aprire. Iniziamo ad aprire questo coso, che non so cosa c'è. C'è una Coca-Cola che vogliamo due. No, non è una Coca-Cola. Boh, Coca-Cola. Una. Non so cosa ho preso, una Sprite, no, c'è una Coca-Cola. Sono riusciti a darmi anche la Coca-Cola, io ho chiesto espressamente la Vabbè, Sprite. Vabbè, vediamo la Coca-Cola. Spero che non almeno faccia zero, che mi fa schifo. Poi qua ci sono due ketchup. Ah, questo è quello, il tuo. C'è uno scuro bollino. Esatto. Invece qua abbiamo due cheeseburger, uno completo e uno che sarebbe il mio senza cetrioli. Esatto. E l'altra cosa che non mi piace, la senape. Ah. E poi ci sono le patatine, il suo grande amore, grandi, che era in crisi. No, aspetta, bisogna capire come fare perché era in crisi e di conseguenza qua. Che e di conseguenza un po' bollina, ovviamente non sono fatte bollire. Non so. Spero che vediate un po' cosa c'è, io so che mi è bastare. Ma dammi lo scontrino, non so che ti sono dimenticato di quelle d'aria, va? No. Sì, sì. Avevo messo in aria, in realtà. Avevo messo due ketchup, due maionese. No, non le hai prese alla fine. Sprite. Mandarlo a Coca-Cola, non so perché. Patatine grandi sono arrivate. Un cheeseburger normale, mio. E un cheeseburger senza senape e senza cetrioli. E un globo. Ah, anche voi siete del team ketchup e maionese in senape. A me piace assurdità. Sì, assurdità. No. È buonissimo. Poi. Perché il signor McDonald's fa incartare gli hamburger al contrario? Che uno quando lo apre si trova il panino girato al contrario e io devo fare questa cosa qua. Boh. Comunque. Cannucci in pasta incarta. Speriamo di riuscire a fare sto Macbeth sia per... No! Giù! Sia per mandare in giù sia per il dente. Speriamo. Comunque. È questo che sì, non volevo prendermi, no. Comunque. Io mando, eh. È un Macbeth un po' così, non è che c'è esattamente un motivo, un argomento. No. Semplicemente abbiamo detto visto che prendiamo il McDonald's, facciamo un Macbeth. Buono.
comunque. Noi stiamo guardando Chicago Med, lo so che non fa bene, ma è buono. Abbiamo tolto l'audio. Sì. Niente. Voi cosa guardate di bello la sera? Non sì. Dice molto, sinceramente. Quali sono le vostre abitudini? Netflix, Sky, la TV pubblica, tipo Mediaset, Rai. Noi di solito andiamo giù di programma. Ragazzi, su 6. È un po' asciutto sto coso. Madonna mia, un po'. Mi sembra fatto di cartone. Sto per fare una cosa che vi farò l'imbreccio. No. Oh, senti. Sono umana anch'io. Faccio le cagate. Ciao. Dammene un goccio. Dove? Cioè, qua. Dovrebbe esserci qua. Me l'hanno messo. Anche lui poi alla fine non lo fa, quindi. No, solo da. Ah, io, da che so. Come si fai già? Ah, meno male. Comunque, fateci sapere cosa guardate voi. Noi abbiamo già visto tutto praticamente Lucifer, quindi. Esatto. Non sappiamo più. Tipo un giorno? Un giorno. Cosa vi possiamo dire? Nuovo. Tu che hai proposto il MacBook? Io ho proposto il MacBook per farvi vedere qualcosa. Che oggi stavamo discutendo, stavamo parlando? Sì, parlando su come predisporre la sala e anche la cucina nella casa nuova, perché vorremmo rimettere la cucina esattamente com'era quando l'abbiamo acquistata, quindi ad angolo. Esatto, ma siamo giunti alla conclusione che purtroppo non è fattibile, perché significherebbe spostare troppo la cucina, agli attacchi bisognerebbe farci troppi lavori e di conseguenza la monteremo linearmente aggiungendo delle mensole. Adesso dobbiamo ancora capire esattamente se sarà così o no. Esatto. Tu non è quello che non voleva bere. Ma devo bere, se no questa sulla cosa. Scusa, ti ho detto vuoi qualcosa, no? Ah, vai a prendere l'acqua? No, bevi questa. Comunque. La sala invece siamo giunti al punto che la lasceremo esattamente come era adesso, cioè come l'hanno messo i vecchi proprietari. Poi la vedrete. Poi la vedrete. Poi invece, siccome siete cresciuti un pochettino come iscritti, ci avete chiesto ogni tanto che cosa Manuel, perché ovviamente non lo sapete, il video dove l'abbiamo spiegato lui sale in quarantena, quindi alcuni sono andati a vederlo e lì abbiamo spiegato che cosa avevo, la mia patologia, però volevamo, scusate se non guardiamo in camera fissa, ma esatto, dobbiamo buttare giù, non è facilissimo perché è un po' alta, non sapevamo dove metterla. Anche se io la metterei, la passerei un attimo a mettere là. Almeno guardiamo là. Non vedo il cibo. Giusto, scusate, no. Così almeno vedete il cibo. Già, è un tank. Comunque, volevamo un po' fare il punto e spiegare di nuovo che cosa avevo. Un po' più coinciso. In modo, sì, anche la mia storia, no? Non tutta di nuovo, no. Ma no. È noioso perché ho già visto. Sì, lo so, però in poche parole, io, sì, patato, scusa, devo
pezzettino piccolo di patatina. Vai a mangiare. Poi mi spaccare i denti perché fa così. No, no. Questo glielo dai, mi dai un altro pezzettino piccolo tu e poi tu sposta. E la... cosa volevo dire? La tua macchina. Ah sì. Io mi ricordo... purtroppo... no, basta. Mi ricordo poco perché... ho rimosso molte delle cose perché ho sofferto veramente tanto e per tanti anni, quindi no, ho come si dice, ho rimosso tantissime cose. Lei invece praticamente ci siamo messi insieme, io e lei, che io ero solo 2 anni che ero malato, quindi lei conosce praticamente tutta la mia storia dall'inizio. Più avevi 13-14 anni, io ti ho conosciuto 17. Vabbè, cioè era 3-4 anni. Era 3-4 anni che avevo la malattia e lei praticamente il grosso della malattia ho vissuto con lei, però. Perché adesso sono... quanti anni è che ho la malattia? C'hai 29 anni. A febbraio sono 30. Ma bravo. Becchetto. Avevo 14 anni. Non 16 anni. Non è io. Circa. Circa banca. Però... scusate, ma sta roba è... stopposa. Stopposissimo. Male, malissimo, McDonald's, voto negativo. Vabbè, sono mesi che non lo prendiamo. Sul giro però, vabbè, non lo fa. E quindi vi racconterà più lei. Io mi ricordo sempre poco. Non è vero. Purtroppo veramente ho sofferto talmente tanto, quei primi anni hanno fatto, avevo degli ottimi dottori, ero seguito dalla Regina Margherita, però c'era la primaria che era un cannibale e me ne ha fatti di tutti i colori. Comunque ragazzi, dicevamo, basta. Ma io da quando ho 14 anni comunque mi fa avanti e indietro negli ospedali. Io l'ho conosciuto che avevo 17 anni, io ne avevo 18. Da lì io... è anche per questo che io sono andata poi a vivere con loro a casa. Dopo pochissimo. Dopo poco, perché comunque lui voleva che andassi giù, sua madre comunque... Poi io uscivo da un periodo comunque di ricoveri. Sì. Sua madre comunque è sempre stata una persona molto... cioè per i suoi figli fa di tutto, quindi quando lui gli ha chiesto se io potevo andare giù, ovviamente con la malattia eccetera, ha detto sì dai vieni qua eccetera, quindi diciamo che io... Prima anni facevi solo giù? Ma poco, poi mi sono trasferita da loro, ho messo la roba nell'armadio eccetera, poi abbiamo praticamente fatto un po' dei suoi, un po' dei miei, fino al 2013 che poi abbiamo avuto proprio casa nostra. E io avevo appena trovato lavoro da qualche mese, mi avevano confermato. Poi purtroppo ho avuto questa... Una ricaduta dove gli hanno tolto praticamente quasi tutto l'intestino, ne ha solo più 40. Lì ho subito 3 interventi nell'arco di 3 mesi. 4 interventi, 3 mesi. E quindi poi questo pezzettino andate a vederlo nell'altro video perché sennò... Vi rimandiamo con il link qua sopra. E quindi poi è stato licenziato, siamo venuti qui a Torino perché prima era una bottigliera, Dustin. Anche perché a te avevano promesso un... A me avevano promesso un lavoro con gente. E poi è saltato. Siamo andati alla... mente anche. Siamo andati alla scuola serale. Sì, no, abbiamo fatto ancora tutta l'estate. L'autunno e la primavera, non so dire mesi eccetera, scusate, la primavera e l'estate che non sapevamo cosa fare, bene, eravamo qua da poco nel 2015 perché siamo trasferiti qua il 25 gennaio, io ho fatto il compleanno il 15 che eravamo ancora là. Comunque siamo andati a fare il diploma. Noi siamo 2 grafici. Ci siamo poi diplomati in grado. E poi abbiamo vissuto qua questi praticamente 5 anni. E adesso, come sanno già chi comunque ci segue, ci dobbiamo trasferire. Ritorniamo dalle parti di sua mamma, quindi nell'Astigiano.
Dopo essere partiti da là, torniamo là. E rimaniamo. E ci rimaniamo, perché ma... abbiamo comprato casa stavolta. Non siamo ospiti di nessuno. Esatto. Guarda. Momento di silenzio. Sì. Un'altra cosa. Ditemi se anche voi mangiate prima il bordo del panino e poi il dentro. O no? Questa è una tua fissa. No. Sbava. Non sbavare. Ok, il piede. Che devo sbavare. Asso. Verrà con noi. Ha 8 anni. Esatto. Ma devo avere già quasi due. Visto che non è sempre rose e fiori la vita, Asso è stato preso, non ha nessuna correlazione con questo avvenimento, non c'è correlazione, perché non ce l'aspettavamo quella chiamata. No, mi ha chiamato dicendo, scusate, siamo solo... Pensavo un'altra cosa comunque. No, però, Asso, volevo dire quello, proprio quello che stai pensando. Comunque Asser mi ha chiamato un mio amico dell'epoca che mi ha detto che aveva trovato due cani in un sacco nero di immondizia e se conosceva qualcuno che li voleva. Inizialmente pensavo di... ho chiesto a mia mamma fa no guarda ho già dei cani, non me la sento di prenderne altri anche se sono cuccioli. Se proprio non troviamo nessuno, non trova nessuno, allora vediamo cosa fare. Questo mio amico mi fa senti. Visto che non ci sentivamo da un po', vieni a prenderti un caffè. Così li vedi, no? Così se devi parlare a qualcuno di questi cani, almeno li hai visti. Ho detto, va bene, veniamo. Ci siamo organizzati ed è... E siamo andati là. Non mi guardare così. Mi fai gli occhi dolci. Quella sera, Asso era... Ma non sto scherzando, sarà stato grosso così. Non stavo sulle mie gambe, quindi io. Siamo andati lì, abbiamo preso il caffè, mi ignorava, c'erano questi due cagnolini che giravano per casa, no. Uno era vispo. No. Abbiamo parlato con lui. Sì. Poi a un certo punto fa, adesso faccio entrare i cani, ha aperto la porta, uno, sì, festicciolo di così, Asso invece è andato sulle sue gambe. Sì, è partito, si è arrampicato, non so come ha fatto, perché eravamo sulle sedie, e faceva il soldo di cacio. E faceva il pazzo, mi mordicchiava, io ho detto, ma questo ho già capito che questa... Però poi, dopo 5 minuti che andava avanti così a mordicchiarmi, gli faccio, senti, io lo uo, non ho finito la frase, no, lui è partito e è andato da lei. È venuto da me, si è messo giù e ha iniziato a dormire. Si è tutto messo a pallina, lei mi ha guardato con due occhi adorati e mi fa, lo prendiamo! E io gli faccio, amore, ma non possiamo prendere un cane. Cioè, lui mi aveva detto che rimaneva piccolo. Aveva due zampe già belle. Ma no, perché in teoria non è un pastore tedesco. No, non è un vero pastore tedesco. Anche se sembra un pastore tedesco, non è un pastore. E quindi gli faccio, ma in quel periodo vivevamo con i suoi. Gli faccio, ma guarda che il problema non sono io. Cioè, fosse per me io i cani li adoro. E il problema sono i tuoi. Perché i suoi... Cioè, diciamo, suo padre non ama allora, tantissimi cani in casa. Ma allora, loro amano sia gli animali, cioè sia il cane sia il gatto. Però mio padre è dell'idea che un cane così grande non deve stare. Non deve stare in appartamento assolutamente, vanno lasciati fuori. Poi per carità... Lo adora. Mio padre dice tanto, ma quando viene a comunicare... Facciamo fare finta di niente e gli dà il cibo. E quindi, alla fine... a far parte della nostra famiglia. No, questo è un cartone, non te lo posso dare da mangiare. Grazie. È entrato a far parte della nostra famiglia. Quando ci siamo trasferiti è venuto con noi, siamo venuti a Torino, è venuto con noi e boh, ci ha sempre seguito. Poi un anno fa si è aggiunto anche il gatto. Ma comunque, quasi due. Per tornare a noi, Asso è arrivato subito dopo un nostro momento di crisi, diciamo, dove ci siamo... Perché? No, aspetta. Io sono brava. Dove ci siamo lasciati per... Qualche giorno. 3 giorni. Perché lui... 3 giorni. Lui, tanto carino e coccoloso come dite voi, era un po' farfallone. Non ero farfallone. Faceva le foto...
No, io sono sempre stato un fotografo. Lui faceva le foto, soprattutto le ragazze nude. Vabbè, facevo nudo, cosa ci posso fare? Fotografo era un fotografo di nudo, quindi ci sta. Io comunque sono gelosa. Adesso poi ho smesso di fotografare. Adesso un po' meno, però in quel tempo lì comunque la gelosia c'è, sono umana. Lui faceva il badola soprattutto con il badola, badola è piemontese, sarebbe il cazzo. Soprattutto con Lip. Una e quindi lui il badola, tutto basta. Comunque, però, se vogliamo, abbiamo litigato, lasciata. Poi era il periodo, tra l'altro, che lavoravo nelle discoteche. Perché io, tra l'altro, nella mia vita, nella mia vita ho fatto anche quello, il fotografo. Infatti, è una bella cosa. No, nel senso, l'ho fatto però. Nella mia vita ho fatto anche quello. Non è una bella cosa. No, però l'ho fatto. Non è una bella cosa, cioè è un'esperienza. Vi posso dire che è un'esperienza di vita. Ecco, consiglio. Se siete single, fatelo, non date fastidio a nessuno. Se siete fidanzati, sposati, in relazioni comunque lunghe, una cazzata. Cioè, scusate la franchezza. Oggi come oggi me ne rendo conto. Però l'ho fatto per quasi 2 anni. No. Non è meno. No, quant'è che l'ho fatto? Un annetto. Un anno e mezzo quasi. No, un annetto. Vabbè, un annetto. Un annetto ho fatto il fotografo nelle discoteche di Torino. Infatti le ho girate, credo tutte. Forse solo una o due ne ho fatto. È stato anche il periodo dove ho fatto anche qualche matrimonio. Non presi io, per conto di altre persone. Battesimi, cresime. È stato il periodo forse più prolifero a livello fotografico della mia vita. Poi mi sono dato una calmata drastica. Io quando ho iniziato a scuola non sono più dato una calmata. No, ecco, prima aveva molto più forza, poi dopo l'ultimo intervento le forze mi hanno abbandonato. Comunque prima appunto di quegli interventi io è stato il periodo più prolifero della mia vita, dove ho fatto fotografo di discoteche, fotografo di nudo, fotografo per battesimi, fotografo per cresime, fatto il badola, ho dato fondo proprio a me stesso, perché molte cose da adolescente non le ho fatte, perché appunto avevo la malattia e quindi ho cercato di recuperare l'adolescenza quando ero già un pochino più là. Cacchiata gigantesca, perché era un periodo che mi sentivo meglio, avevo più forza perché ero sotto farmaci con un farmaco sperimentale che all'epoca funzionicchiava pure, no? Poi ho smesso quasi di botto di funzionare e mi ha tirato giù proprio definitivamente. E poi dopo diciamo 2 anni ho avuto, neanche dopo 1 anno e mezzo, 2 ho avuto l'intervento, questi pluriinterventi che appunto mi hanno veramente, come si può dire, provato. Perché mi hanno tolto l'intestino, ho dovuto iniziare questa terapia che faccio tutt'oggi, farò credo a vita, della nutrizione parentale. C'è solo un caso in cui si può tornare indietro, ma viene di no. Che per oggi è veramente sconsigliato, questo caso è il trapianto di intestino, che però oggi non è ancora un progresso medico così, come si può dire, sicuro no, da affrontare quella strada, perché la mortalità è ancora altissima, il rigetto post intervento è comunque ancora altissimo e via così. Quindi non saprei, come si può dire, non me la sentirei oggi di affrontare un intervento così importante, così debilitante, così lungo, con un post-operatorio veramente lunghissimo. E poi che dire, che poi dovrò sicuramente rifare un intervento, spero, qui non più là, anche se questa fatidica data
che non è mai stata definita, ma si sta avvicinando inesorabilmente, che è quella dell'asportazione dell'ultimo tratto ancora di Lirio, che sarebbe Lirio Terminale, quindi per intendersi quello che poi va a sedere, che quello lo dovrei rimuovere. Però ho sofferto talmente tanto che non me la sento proprio di, come si può dire, di fare questo intervento, sapendo cosa c'è dopo, il post-operatorio, senza poi pensare al fatto che comunque l'intervento è un intervento di, non è di routine, perché non si può definire di routine, perché comunque è rischioso. No, è che praticamente... è lungo e rischioso. Quando noi incontriamo il chirurgo, se la sente. Ogni volta dice, stai bene? Perché è rimasto scioccato, in poche parole, della sua situazione. Esatto. Quindi anche lui cerca di mantenere il lato possibile. Tutte le volte che mi vede dice, se stai ancora bene, se va tutto bene, io tenderei a rimandare. Sappiamo entrambi, io e lei, che andrà fatto questo intervento, perché... comunque tenere una parte che è sostanzialmente staccata dal corpo, non utilizzata, rischia nel tempo di diventare un tumore. Questo rischio lo conosco benissimo e lo conosce il mio medico, lo conoscono i miei genitori, lo conosce lei, e comunque più mi avvicino ai 30 anni, 35, e più questo rischio si alza, perché oltre i 30 anni il rischio aumenta, quindi sarà una cosa che devo fare nei prossimi anni. Ammetto che mi spaventa tantissimo, io vorrei non farlo, ma so che lo devo fare. Spero che quando lo farò non subentreranno altri problemi, perché comunque io da quando ho fatto l'ultimo intervento è vero che da oggi mangio tutto, però ho anche tanti problemi a dormire, con la stomia, a livello di potassio, rischio sempre di avere degli infarti, ogni 3x2, se esagero, un minimo rischio di svenire. Quando vado all'ospedale io ho sempre il terrore, perché non so mai se mi dicono ok, ti ricoveriamo, ok, vieni tutti i giorni per una settimana, un mese, non lo so, a fare le sacche di potassio. Le sacche di potassio o magnesio o quello che sarà, o quello che è, scusate. È sempre tutta un'incognita, perché comunque io oggi sto bene, tra un mese sto bene, tra 6 mesi, boh. Il Crohn ce l'ho, anche se in questo periodo è, credo, una missione, non lo so. Non si sa bene. Sto facendo il farmaco. Faccio il farmaco, io non sento più di tanto differenze. No. Eh? Ah, scusate, si dice un altro. Sì, in queste puntate di Chicago Med tutti che vanno sentendo. Sì, sì, tutti che investono gente. Vabbè. Tutti feri. Comunque dicevo, la mia vita è un punto interrogativo. Il punto interrogativo è un po' su tutto, alla fine, no? Sì. L'unica cosa certa è noi. E poi, come si dice, l'unica cosa certa è la morte. È sempre molto positivo. Però è vero, cioè, non sai mai nella vita quello che ti può succedere. Io spero vivamente che la situazione rimanga per un male stabile nel tempo, e adesso sto un po' zitto perché ho parlato tantissimo, faccio parlare anche un po' lei. Io sto mangiando. Vabbè, parla. Vabbè, allora io quello che vi posso dire, vabbè, Manu non lo sa perché mi è venuta così in mente adesso, perché io seguo questa persona qua su Instagram e su YouTube, riallacciandosi al fattore della malattia. C'è praticamente una mamma che sia su Instagram
che su YouTube sta cercando di raccogliere dei soldi perché ha la figlia, che si chiama Elena, che purtroppo ha una malattia rara. Sì, esatto, bravissima. E sta raccogliendo dei soldi per cercare di mettere su una struttura per, come si dice? Una struttura per studiare. Ah, ok, la per la ricerca. Per la ricerca. Sì, comunque la malattia, anch'io ho una malattia rara, ma la sua è veramente rara. Ci sì, sono poi, comunque, pochissimi casi. Vista come, cioè, vista su una persona che adesso è adulta, è un conto. Su una bambina che io vi consiglio di andare a vedere il canale, si chiama Il sorriso di Elena, perché comunque fa vedere anche la morning routine di questa bambina, cioè tutto quello che la mamma deve fare. E vi posso assicurare che io mi sento fortunato. Quindi andate, seguite sia qua che su Instagram. Esatto. E diamogli una mano. Se non sbaglio, se potete, sì, dategli una mano. Gli mancano sui 20.000 euro. Chi può, chi se la sente, chi può, faccia una donazione, perché è veramente una buona causa. Si spendono tanti soldi in cavolate, secondo me. Dato, invece di mettere in pollici in giù nei video di tutte le persone del mondo, esatto, aiutate magari qualcuno che ne ha bisogno e essere meno cattivi e un po' più. Esatto, poi non vogliamo dire che voi mettete i pollici in giù. No, ma nel senso che questo era riferito alle persone che mettono i pollici in giù. Vabbè, cavolo di, ma nel senso che a volte, come dicevo, si spendono tanti soldi per cavolate, a volte anche solo un euro, due messi per una buona causa possono fare la differenza. Comunque, tornando a noi, io vorrei vedere quanto siamo di minuti, ma io so siamo solo che ringrazio tutti i nuovi iscritti. Esatto. Che si sono iscritti, quelli che non sappiamo che ci seguono, che però ci seguono, perché abbiamo scoperto tipo la scorsa settimana che dei miei vecchi compagni delle superiori avevano visto dei miei video, che se li stanno guardando saluto, e mi fa molto piacere. Se li guardate, continuate a guardarli, e grazie per supportarci, perché guardando i video ci supportate e aiutateci a crescere come canale. Quindi ditelo a più persone possibili se vi piacciamo, perché una buona parola spesa per consigliare un canale che voi comunque credete, in cui credete, è sempre una buona azione. E come esempio noi lo facciamo con i canali, come vedete, che ci colpiscono. Esatto. E se invece facciamo schifo non ci guardate. Esatto. E niente, facciamo così, noi concludiamo qua. Con questo concludiamo, speriamo di avervi tenuto compagnia. Vi ricordiamo di commentare se volete sapere qualcosa di più sulla malattia di Manuel o su altro. Scrivetecelo, noi vi rispondiamo. Seguiteci su Instagram, Katia, trattino basso, su ultimo, trattino basso. Esatto. Attivate la campanella su tutte. Mettete un piace. O non mi piace, va bene. Quello che preferite. Mm. E ditelo a tutti. Facciamo che questo canale diventi grande, 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 grande. Esatto, e vi lascio sotto il link del canale della bambina. Esatto. Ci vediamo e a breve nuovi video. Ciao!